Nonostante l'economia gallurese mostri dati positivi in termini di imprese e occupazione, persistono gravi problemi infrastrutturali, sanitari e sociali. Il nostro territorio non è ben collegato e i servizi essenziali sono pressoché inesistenti, elementi questi che servono a dare continuità allo sviluppo, altrimenti a breve la tendenza potrebbe cambiare, rischiando di lasciare famiglie e imprese senza paracadute. L'analisi di Confartigianato Gallura evidenzia un crescente divario tra i centri costieri in espansione e quelli interni, sempre più spopolati e privi di servizi. I dati di crescita e di sviluppo delle imprese e delle famiglie sono differenti tra centri costieri e centri dell'interno. Sta diventando difficile pensare di vivere in un centro costiero perché c'è un problema effettivo di costi abitativi non indifferente, ma è altrettanto difficile pensare di andare a vivere in un centro dell'entroterra dove mancano del tutto i servizi essenziali quali scuole e sanità. Abbiamo dunque bisogno di diminuire il divario che c'è tra territori e questo lo potremmo avere solo con una buona viabilità. A preoccupare sono anche le tensioni sociali latenti, alimentate da problemi abitativi, aumento dei prezzi, carenze nella formazione e nell'offerta scolastica. La questione del reperimento di manodopera, soprattutto formata, è un problema molto serio. Sarebbe dunque necessario ed opportuno costruire un rapporto più stretto tra il sistema scolastico e quello delle imprese, per cercare di offrire percorsi formativi che consentano ai ragazzi di trovare un lavoro gratificante anche nei settori della piccola impresa artigiana. Confartigianato Gallura chiede alla Regione Sardegna e ai comuni di avviare un patto per lo sviluppo che coinvolga tutti gli attori locali, dai sindacati alle associazioni imprenditoriali. L'obiettivo è garantire un futuro sostenibile per l'intera Gallura, senza lasciare indietro nessuno. È necessario un patto di sviluppo con i territori e le aziende per garantire orientamento e prospettive per il futuro. La politica è fondamentale, credo che sia arrivato il momento dove non si debba più ragionare come singolo comune, ma sarebbe utile far fronte comune tra territori per avere un progetto che dia respiro a quella che chiediamo o torni ad essere una provincia che ci consentirebbe di programmare meglio i progetti e le risorse per le infrastrutture stradali, per la gestione dei rifiuti e per la sanità, per la formazione e la gestione di un territorio, quello gallurese, che ha enormi differenze da quello del nord-ovest, senza per questo voler fare inutili campanilismi. D'altronde l'enorme, sontuoso patrimonio architettonico della Sardegna, la nostra, in questi ultimi anni sta davvero conquistando tutti, turisti in testa, forse un po' di ritardo, ma comunque la bellezza dei beni culturali, storici, architettonici va tutelata e rispettata. Rispetto e perché no, anzi sì, affermativo, il tesoretto storico e culturale va messo a disposizione di tutti, tutti quelli che vogliono conoscere, vedere e toccare, in senso metaforico, gli intrecci dei codici sardi. E allora ecco che l'università nei giorni scorsi è scesa in campo con un'offerta mirata, cristallizzata alla voce turismo. E così c'è, a parte il percorso manageriale, anche uno in particolare dove per la prima volta, e già questa è una notizia, si avvia il corso di laurea in conservazione e restauro dei beni culturali. Una strada nuova, una nuova strada dalle tante sfumature e declinazioni a vocazione turistica, anche perché il nostro territorio ha anche delle valenze culturali e naturalistiche da tutelare. Già l'offerta turistica, le competenze e la razionalizzazione millimetrica della nostra bellezza, storica e culturale, culturale e storica, il rispetto dell'ambiente, diventa un mantra e un imperativo categorico. D'altronde un meglio. Il turismo deve essere tutela del patrimonio naturalistico, culturale, archeologico del nostro territorio che è molto ricco. E queste diverse professionalità si possono anche intersecare per cercare di aumentare quello che è l'offerta turistica. E allora ecco che parte da Barumini col sito nuraggi.com UNESCO, l'iniziativa frutto della collaborazione tra l'omonima fondazione guidata da Liliu, l'Università di Cagliari con il rettore Mola e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna guidata da Monica Stocchino. Le iscrizioni sul sito dell'Università di Cagliari offrono un'opportunità per il futuro professionale di 15 studenti che porteranno avanti gli studi a due passi da Sunuragi
e con un laboratorio già attivo ed efficiente. Barumini avrà quindi un ruolo di primo piano nel nuovo percorso che per Emanuele Lilliu permetterà di fare un nuovo salto di qualità per quanto riguarda i beni culturali grazie alle grandi competenze che si formeranno in Sardegna. Gongolo anche il sindaco di Barumini, Michele Zucca, questa iniziativa unica in Sardegna rappresenta un'ulteriore crescita delle conoscenze in ambito archeologico e un'opportunità di valorizzare il nostro territorio. E come dargli torto. Emozionante anteprima della fortunata manifestazione Kenamos in Carrela. A Villanova Monteleone due giornate all'insegna delle tradizioni, cibo, artigianato e folklore. Il tutto negli spazi Isola dove è stata inaugurata la mostra Telai Aperti, permettendo ai visitatori di scoprire le eccellenze del tessile e di cimentarsi nei rudimenti della realizzazione dei tappeti. Il tema principale è quello di valorizzare una filiera che tenga conto molto delle caratteristiche del territorio, quindi le peculiarità dei nostri pascoli, del nostro territorio, possono essere un valore aggiunto che il consumatore potrebbe apprezzare. Ovviamente non possiamo nascondere che ci sono delle criticità importanti legate ai costi di produzione, tuttavia io credo che si possa anche ragionare in termini come dire, positivi se abbiniamo, come è stato detto qua in qualche intervento, una visione romantica del processo a una visione analitica che tenga conto di tutti questi aspetti, cioè di quelli che possono essere vantaggi e criticità da aggredire per poter appunto andare in questa direzione. La prima serata ha messo a confronto allevatori e produttori, due attori fondamentali della produzione delle carni, tra i quali aprire un canale di discussione per mettere in campo una filiera corta di qualità che dalle campagne possa raggiungere il consumatore senza passare per la grande distribuzione. Agli interventi coordinati da Tommaso Sussarello è seguito lo show cooking di Fabio Zago, che ha proposto le carni del territorio attraverso gustose polpette e una salsiccia originale villanovese con un mix di carni suine e bovine. Parlato di territorio, abbiamo parlato di qualità di prodotto, abbiamo parlato soprattutto dell'importanza di avvalorare appunto questi mestieri artigiani che da secoli portiamo avanti e sicuramente dell'importanza di comunicare che esistiamo nel mercato e che possiamo dare un prodotto di valore sul mercato sia per quanto riguarda il consumatore finale che anche per tutto il settore dell'oreca appunto che richiede ad oggi questa tipologia di prodotto, ma dobbiamo essere bravi anche a comunicarlo e a proporlo. Grandi protagoniste della serata conclusiva sono state le maschere del Carnevale Sardo. Hanno quindi sfilato per le strade del paese, producendo curiosità e stupore attraverso le loro cadenze, i suoni dei campanacci e i loro riti ancestrali. A dare spettacoli Mamuzones di San Mugheo, Surzu e Sos Bardianos di Ula Tirso e i Boes e Merdules di Ottana. Le maschere piacciono veramente tantissimo, piacciono ai bambini e piacciono anche agli adulti. Villanova Monteleone, tra l'altro oggi in corrispondenza anche con la partita dell'Italia, che non ha rubato pubblico, c'era tantissima gente, tutti molto affascinati e incuriositi da questi riti antichi. Il prossimo appuntamento di Kenamos in Carrela si svolgerà tra il 7 e il 9 agosto, con gli eventi conclusivi della manifestazione, che troveranno il clou nella grande cena all'aperto lungo le strade di Villanova. Confido che anche nel futuro iniziative come queste possano essere riproposte perché sono veramente finalizzate da una parte alla promozione e alla valorizzazione delle nostre eccellenze, ma dall'altra anche ad creare gruppo, a creare festa, a creare attrattività anche nei confronti dei turisti che vogliono visitare Villanova Monteleone. L'iniziativa è inserita nell'ampia attività del progetto Kenamos in Carrela, prevista dalla linea d'azione realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale. Progetto Alboergo, ospitalità diffusa a Villanova Monteleone, promosso dal Comune di Villanova e finanziato con i fondi del PNRR. Tutti gli eventi collegati alla manifestazione sono inseriti nel programma Salute e Trigu della Camera di Commercio di Sassari.
La città riscopre i suoi campi incolti, quei luoghi soprattutto dove la natura si riprende i suoi spazi, adattandosi alla presenza dell'uomo e convivendo con le sue abitazioni, i suoi mezzi di spostamento, che a volte diventano persino un sistema di cui la natura si serve per sopravvivere e riprodursi. Si chiamano terreni incolti e si trovano spesso nelle periferie o nascosti dietro i palazzi e grandi arterie stradali. Qualcuno storce il naso alla loro vista, ma c'è chi ne ha fatto materia di studio e di scienza. Succede a Cagliari, nel popoloso quartiere adiacente all'asse mediano. La ricercatrice e biologa Cristina De Lunas ha studiato e osservato per tutto l'anno il lavoro della natura e i suoi cambiamenti, in base alle stagioni e al clima, in un campo incolto a pochi passi dalla sua abitazione, scoprendo specie spontanee come le carote, il cardo, ma anche insetti necessari all'equilibrio dell'ecosistema. Una città quindi che dimostra di essere anche salubre, se tante specie riescono a riprodursi. Allora, siamo innanzitutto in una zona che viene definita vuoto urbano. Vuoto urbano perché è una zona residuale agli insediamenti umani. Quindi quando viene costruita una città, il territorio naturale viene praticamente frammentato da quelli che sono gli edifici, le strade, tutte le infrastrutture della città. Fra le infrastrutture rimangono comunque quelli che vengono detti vuoti urbani, ma vengono anche definiti terzo paesaggio. Terzo paesaggio è un qualcosa di sconosciuto, ovvero li conosciamo tutti, sono quelli che volgarmente chiamiamo incolti, erbacce, qualcosa che non è addomesticato dall'uomo. Sono le piante, le essenze che naturalmente sopravvivono o addirittura cercano di riappropriarsi di questi piccoli spazi di territorio. Cristina De Luna si è appassionata, alterna allo studio delle specie botaniche a quello della ceroplastica, poiché è esperta di riproduzioni di fiori e piante in cera, utili soprattutto ai fini didattici, a quella di giornalista per la rivista Mediterranea Online. Grazie alle sue osservazioni ha scoperto l'esistenza di un'orchidea rarissima, la cui presenza nel campo incolto è frutto della felice combinazione di alcuni semi e un fungo che li ospita. Senza questo incontro, dovuto agli spostamenti delle auto e del traffico, l'orchidea non avrebbe potuto riprodursi nel terreno, ma qui, a due passi dall'asse mediano di Cagliari, il miracolo è avvenuto. In questi luoghi troviamo una biodiversità, tra virgolette, sconosciuta, perché è conosciuta come erbace, ma sconosciuta in quanto a specie che sopravvivono, addirittura vanno a colonizzare questi luoghi. Ma soprattutto sono una ricchezza di biodiversità, ma non solo biodiversità vegetale, ma sono un luogo importantissimo dove abbiamo soprattutto gli impollinatori che transitano da queste parti. Proprio in questo incolto, insieme ad altri colleghi naturalisti, abbiamo censito 22 specie di farfalle. Fra queste abbiamo trovato un endemismo sardo corso e abbiamo praticamente osservato fra le farfalle più particolari, alcune fra le più conosciute in quanto a colori, a grandezza, come per esempio il Papilio Macaon, cioè il macaone, quella che tutti conosciamo, gialla con le codette. Perché passa da qui? Perché per esempio abbiamo il finocchietto selvatico, il Phoeniculus vulgaris, che funge sia da pianta nutrice per i bruchi, poi una volta che i bruchi si sono trasformati in farfalla, diventano gli impollinatori della pianta sesta. Non chiamateli però campi incolti, per Cristina De Lunas sono luoghi in cui la natura finalmente si esprime, basta saperli gestire e curarli quando la natura lo chiede, ad esempio poco prima dell'estate, quando l'erba è ormai secca, spesso invece vengono arati in primavera, quando invece la natura potrebbe esprimersi al meglio.